yeah l'adeguamento privacy seconda puntata della nuova stagione torniamo a bomba sulla checklist perché è un tema che viene sempre sono sempre le puntate più visualizzate quelle sulle checklist voi vi aspettate che vi portiamo diciamo una sorta di, eh, di, di sapere definitivo forse così non è però sicuramente molto aiuta l'esperienza di chi è sul campo allora chi abbiamo oggi abbiamo Alberto Bonato che è idraulico della privacy, socio amministratore di InfoLess Real, che è un'azienda che si occupa diciamo, delle materie di cui parliamo con un approccio diciamo molto diretto alla, alla formazione e a creare know-how e competenze e Alberto insomma adesso lo sentirete ma è veramente esperto in modo molto concreto sulla protezione dei dati, ciao Alberto Ciao, grazie, buonasera a tutti e grazie per la possibilità di partecipare. Una volta dall'altra parte, ascol ascolto sempre le puntate di Elia e questa volta mi trovo dall'altra parte del microfono. Allora, io... certo. dimmi, vai. Allora, io ti ringrazio, la checklist, sì, è vero, esiste una checklist e mi hanno anche offerto in tanti colleghi di, di acquistarla, in realtà è semplicemente nata, sono nati dei punti di riflessione basati sulla mia partecipazione durante le attività di, di controllo svolte dalla Guardia di Finanza, Nucleo, Privacy e Fraude Informatiche di Roma, e alcune volte su clienti nostri seguiti direttamente. O la parte IT da, da un ramo dell'azienda o per la parte privacy da parte mia, oppure eh, nuovi prospetti, nuovi clienti che si sono trovati la mattina, <ride> ospiti in casa, eh, queste, queste graditi ospiti in casa, questi soggetti ed hanno cominciato a dialogare co con il cliente. Quindi, se sei d'accordo, Elia, io partirei un po' seguendo la scaletta, seguendo la modalità, il dialogo con cui avvengono questi sì, controlli, così raccontiamo ti faccio un po' cosa avviene. domanda. Tu intervieni ti penso, pure. Quindi tu praticamente sei il Mr. Wolf della privacy, mi sembra di capire. Quando uno ha la guardia di finanza, come si dice a Bologna, quando uno c'ha il marone, ti chiama e tu vai un attimo a, è diciamo, è a così, ad assistere. Sì, è successo così. Poi in realtà i club del golf <ride> dei titolari di azienda ha fatto girare il mio numero di telefono ed è nata anche se adesso e sono contento di questo di quest'ultima quest variazione del mio lavoro chiamano prima, cioè mi stanno chiamando per verificare il lavoro svolto da altri bravissimi consulenti e per capire quindi in piena in pieno Accountability, in piena presa di coscienza di quelle che sono le, le normative e la loro applicazione. E questa è una grande novità che ho visto dal dopo il lockdown e che mi riempie di soddisfazione. cioè Cominciamo a finalmente a prevenire i problemi e a porci eh, il GDPR come strumento di riflessione e di miglioramento, che secondo me è la natura del GDPR, eh, il miglioramento continuo al trattamento dei dati o anche nel trattamento delle informazioni all'interno di un'azienda. Quindi io userò un linguaggio volontariamente, non giuridico, oggi anche se stiamo parlando di, con esperti del settore, quali sono i nostri ascoltatori, perché voglio proprio cercare di condividere con voi quella che è l'emozione, quello che è lo stato d'animo di chi ha in casa l'organo di controllo. Non è sempre semplice vivere questo momento, ma, ma direi che, che porta... <ride> che se che porta anche dei buoni risultati oppure porta delle sanzioni, secondo quello che è previsto che sia. Insomma, non è che si possa omettere o cancellare delle situazioni non adeguate. Bene. Partiamo proprio da questo, Alberto, l'emozione di quando hai la Guardia di Finanza, che cosa fai e soprattutto chi gestisce cosa, perché eh, ecco, non tutte queste ispezioni sono dirette a realtà con il DPO, quindi ci potrebbe essere una realtà che senza DPO riceve un'ispezione. E a quel punto chi gestisce chi deve in qualche modo? Ok, ehm... allora, eh, per la mia esperienza diretta, quindi per, la, per le attività ispettive a cui ho partecipato, l'attività ispettiva è stata generata o su segnalazione, quindi c'era un problema, lo sapevano e sono venuti a verificarlo, oppure in ambito di campagne, quali ad esempio società sportive, quali ad esempio strutture sanitarie, sociosanitarie, il garante ha dato delle tematiche eh, su cui a, agire nel, nell'attività di verifica e quindi eh, sono stati selezionati i nominativi delle aziende e sono arrivati. Intanto quando arrivano, mh, sempre, direi che è comune a tutte, le, a tutte le attività ispettive, arrivano preparati, quindi hanno già banalmente l'elenco dei fornitori, attraverso la fattura elettronica è facilmente reperibile, quindi ci troviamo davanti a qualcuno che sa già benissimo quali sono i fornitori dell'azienda e eh, secondo i codici ATECO anche quali di questi fornitori sono diciamo, finalizzati al trattamento di dati personali, che siano di dipendenti o di utenti o trattamento dati personali di terzi fatti dal titolare trattamento. Ci troviamo queste persone che arrivano sempre con estrema gentilezza ed educazione. Io devo dire veramente che ho trovato sempre delle persone meravigliose come educazione e come collaborazione. E, e, e si mettono in fase di ascolto quindi si mettono in fase di quello appunto che è il primo punto d'analisi del contesto quindi abbiamo delle persone che arrivano si siedono normalmente nelle sale d'attesa nella reception e guardano il lavoro della segreteria vedono come vengono, eh, come vengono consegnate le informative come avviene il dialogo con gli interessati al trattamento e come avvengono tutti i contatti eh, interessati incaricati successivamente si presentano e lì, e lì cominciamo un po' a, a, a partire, eh, ad emozionarsi. Normalmente la prima risposta è guardi, capiamo ma che cos'è la privacy. Quindi lo stesso interessato, che è l'impiegato, il dipendente dell'azienda, dice guardi, non so niente, le chiamo il titolare, le chiamo il, il nostro responsabile del personale. Titolare che coincide con la persona che deve dare supporto, quindi in tutte le fasi dove era mancante il DPO perché non era prevista la nomina dello stesso, o nelle fasi dove era previsto il DPO ma non poteva intervenire prontamente, è arrivato il giorno successivo, il titolare del trattamento, questo è un punto fondamentale, eh, deve dare evidenza eh, di conoscere la struttura privacy dell'azienda quindi il primo problema che è sorto in particolare su, su una visita ispettiva è stata quella dove nessuno sapeva niente dove è stato detto guardi abbiamo pagato l'avvocato ci ha fatto le carte per noi la privacy è a posto Ecco, questo è stato direi il primo momento difficile tra quelli che ho vissuto e lì cominciare a mediare e a tradurre ma sicuramente eh, il titolare trattamento o oh, l'incaricato con delibera di attribuzione di poteri in materia di privacy da parte del CDA Deve essere reperibile e deve affiancare tutta l'attività ispettiva. E hai qualcosa da chiedere? Andiamo diciamo avanti. che trovo molto interessante questo aspetto per il fatto della formazione. Poi dopo sì. so che ci torneremo. Però spesso si fa la formazione dei dipendenti, non si fa mai la formazione del legale rappresentante, del titolare o magari degli organi sociali. Che spesso non partecipano e spesso magari non sono, delegano magari al proprio interno qualche referente, la privacy sono magari quelli che ne sanno di meno spesso. E quindi mi immagino cosa può venire fuori in una riunione del genere. Sì, è un problema. Io ti confermo che anche nella mia attività di eh, consulente mh, devo, devo proprio richiedere in modo chiaro e deciso la presenza dei responsabili d'area piuttosto che del board perché normalmente si delega la formazione solamente agli incaricati al trattamento e poi ti senti dire ok allora siamo tutto a posto i documenti sono fatti grazie arrivederci ricordo un po come la figura dell'RSA infatti non a caso facevo qualche battuta con, con i colleghi la settimana scorsa e anche con te, se ricordo bene, che le società di consulenza di sicurezza sul lavoro o altro adesso hanno inserito anche la parte privacy come gli adempimenti a questionario da compilare spediscono i documenti già, già redatti in modo esaustivo. Ecco, quindi il primo punto che veramente può far cambiare direzione a una visita espettiva è quella di un titolare al trattamento inteso come società, ma, ma inteso come insomma impossibilità di avere davanti un essere umano che possa, che possa presentare il contesto e che possa presentare e spiegare tutte le decisioni, perché la famosa checklist sono solo punti di riflessione. Quindi il primo punto è presentare la struttura organizzativa della società. Quindi contesto, persone che trattano i dati, quali dati trattati, essere in grado di dimostrare che li trattiamo il minimo dei dati per il minor tempo possibile, il tempo necessario per raggiungere la finalità. Quindi torniamo sempre al 13, 14 e 15 di articoli necessari che devono essere chiari in modo cristallino già dalla stesura dell'informativa. Quindi consapevolezza prima di tutto. Assolutamente sì. Assolutamente. Il registro dei trattamenti quando si tira fuori? Allora, il registro dei trattamenti si tira fuori poco dopo. Infatti, il punto successivo. Loro chiedono di essere dotti sulla distribuzione delle. Io un, mi permetto così di condividere in forma anonima una, una appunto una notifica di controllo, quindi la sto leggendo in questo momento. E il punto successivo è distribuzione delle funzioni in materia di protezione dei dati personali. Quindi qui vanno a verificare eh, chi di fatto eh, ha sia potere decisionale ma anche potere di trattamento dei dati personali raccolti e successivamente verificano la tipologia e natura dei dati trattati a 360 gradi quindi qui integriamo videosorveglianza, integriamo eventuale biometria integriamo dati personali che siano trattati in qualsiasi natura e si siano quindi di sovente è capitato che venisse richiesta l'autorizzazione all'impianto di videosorveglianza e questa fosse assente piuttosto che alla presenza di sistemi biometrici per l'apertura la, di, di serrature tramite impronte digitali o altri sistemi, che erano completamente sprovvisti di una valutazione d'impatto, ma quantomeno sprovvisti delle, delle procedure dell'accordo sindacale a seconda della dimensione dell'azienda. Quindi era il classico titolare. Mm, chi ha deciso da oggi si fa così e deve andare bene a tutti. Ecco, questi mm. erano i contesti in cui sono arrivati, tra l'altro, una di, di queste visite aspettive è scattata proprio su segnalazione dei dipendenti per quanto, per quanto riguardava il trattamento di dati biometrici. Quindi, dopodiché. Prego Lias, hai domande? Le... Lista no, stavo solo la vista procedura? No, stavo provando a immaginarmi un proprio il contesto. Cioè, in questo caso mi immagino che vedendo magari un impianto biometrico per l'ingresso oppure la telecamera, sto già spontanea la domanda no, di chiedere quindi, per esempio, l'autorizzazione dell'ispettorato e così via. Per altri trattamenti, invece, c'era diciamo, solo un'intervista? Un sono fatti dei sopralluoghi. Cioè, fisicamente, diciamo, chiedevano magari un accesso ai, ai computer. Ecco, hai aperto un aspetto molto interessante che si è ripetuto e allora intanto la durata della visita va da, da 3 a 5 giorni, mediamente a quella a cui ho assistito, a seconda della tipologia di azienda oggetto di verifica e della tipologia di trattamenti effettuati. Io direi che con estrema gentilezza, ma fermezza, autorevolezza e chiarezza, l'organo di controllo ha verificato ogni affermazione. Quindi dobbiamo essere assolutamente consci che quanto noi andiamo a dichiarare deve essere assolutamente veritiero e oggetto di verifica da parte del titolare al trattamento. Io mh, vorrei ribadire questo aspetto perché hanno verificato veramente tutto, ogni singola affermazione. Faccio un esempio, il videoregistratore, l'autorizzazione... Eh, ministeriale prevede la, la registrazione per il tempo indicato, 24 ore, prevede che non ci siano accessi durante, durante la giornata da, da parte esterna, prevede la possibilità di collegarsi attraverso dispositivi mobili per la sorveglianza notturna durante l'orario di chiusura. Bene, queste persone hanno chiamato il tecnico, hanno verificato l'azienda, hanno verificato se era nominata, hanno verificato se esisteva un contratto con le clausole, ma mh, la parola giusta è non è verificato, hanno verificato l'esistenza e hanno acquisito le informazioni. Perché non l'ho detto all'inizio, ma lo specifico adesso hanno fatto semplicemente un'acquisizione documentale dando evidenza della correttezza di tutto il materiale acquisito non hanno mai espresso un parere non hanno mai detto va bene o non va bene hanno semplicemente raccolto documenti in attesa poi che arrivi dal garante la, la risposta, l'analisi di tutta la documentazione raccolta. Però hanno proprio fatto gli screenshot, sono entrati nella console di gestione, hanno voluto verificare i log, anche andando eh, indietro di sei mesi, hanno preteso di verificare gli accessi degli utenti, hanno chiesto fisicamente agli utenti se le password scadono, hanno chiesto, da, hanno chiesto al responsabile informatico di dare evidenza che la password sia stata cambiata in quella data attività molto semplice per un informatico andare a estrarre il registro delle scadenze e delle password. Hanno chiesto al, um, all'azienda che cura il sito internet, che raccoglie i dati, che raccoglie l'iscrizione alla newsletter o che compila il form, se veramente la compilazione del form, come nel, nell'esempio di questa azienda oggetto del controllo, generava una mail all'ufficio commerciale, oppure se i dati restavano anche nel server. Quanti dati restavano nel server? Quanto era la base dati? Hanno chiamato l'azienda che gestiva... Hanno fatto chiamare meglio sempre quindi organo di controllo chiede al titolare di attivarsi: il titolare si attiva per eh, avere un, esattamente una quantificazione dei dati personali raccolti come tipologia e come quantità degli stessi, come suddivisione maggiorenni minorenni. Quindi hanno fatto veramente un'acquisizione di informazioni in modo profondo ed esaustivo, con un non-stop dal primo mattino fino o oltre l'ora di cena, quindi stiamo parlando di 8-10 ore di, di attività separate Concrete sul da, campo, campo separate da una mezz'ora di pausa, no assolutamente. assolutamente. E poi mh, la seconda parte, diciamo l'ultima parte, veniva usata per compilare tutta la documentazione e redare il verbale, ovviamente tutte le operazioni di legge previste con l'acquisizione dei documenti, la scansione, il salvataggio sui supporti magnetici ecco se la domanda che mi stai per fare è se si può ingannare in tutta onestà no sono veramente molto preparati sono veramente molto bravi e non si può fare neanche da cartiera cioè non si ha il tempo materiale tra domanda e risposta per spostarsi in un'altra stanza e fare ciclo stile e produrre la documentazione mancante anche perché ti cioè, è mai una... stato chiesto di Provare eh, a mettere domanda, qualche pezza a questa domanda non posso rispondere. <ride> allora giriamola così: eh, secondo te il consulente che viene chiamato a risolvere diciamo problemi come si pone? Perché, da una parte, c'è il cliente che può essere anche mediamente disperato, dall'altra parte, chiaramente c'è la guardia di finanza. Credo che sia eh, diciamo anche qui c'è una deontologia nel comportamento che deve essere chiara. Eh, credo che sia importante anche come consulente no? si sì. propone allora, la collaborazione. Allora, io direi che quella risposta che sto per darti è comune a tutte le visite, in assoluta serenità. Allora, la prima domanda è stata: eh, si sono qualificati i guardia di finanza con quello speciale privacy e frodi informatiche e, e titolare il titolare del trattamento ha detto guardi chiamo subito il commercialista e dall'altra parte si sono sentiti dire no guardi noi non siamo qui per una verifica tributaria una verifica fiscale ma siamo qui per la privacy ah vabbè allora non c'è problema <ride> cioè cosa facciamo ecco allora hanno cominciato a parlare e lì ci siamo accorti che il titolare non capiva quello che, che diceva la guardia di finanza il mio ruolo è stato quello Tradurre, mm. di tradurre e piuttosto mi sentivo io eh, in dovere nel, nel, nel spiegare al titolare che cosa stava succedendo. Ecco. Quindi io ho tradotto, cioè, sai, sentirsi dire, guardi, mi fa vedere le nomine del responsabile, eh, no, guardi, non so di cosa sta parlando, allora io dovevo guardi, ma quando avete fatto il contratto con il consulente del lavoro, sì, c'era un po' un foglio allegato dove si diceva, ah sì, sì, adesso lo tiro fuori, ecco, quindi questo era il livello livello nelle aziende anche eh, di dettaglio ma di con vita. il titolare quindi non c'è tempo di spiegare magari integrare no. fa, non dico fare formazione però almeno spiegargli guarda che cosa risponde le cosa no perché anche qui mi immagino che no, avere no, di fronte un titolare no, no, che appare no. evidentemente all'oscuro di tutto quello che sta succedendo credo che non insomma non faccia punti allora, positivi mh, allora la risposta è no la risposta è sicuramente no, ti dirò che io mi sono trovato in profondo imbarazzo in una visita in cui mi è stato chiesto il supporto sempre per, quel, per quella passaparola che c'è stato eh, che nel nord Italia, nel nord est, l'area in cui opero è molto forte, eh, in cui mi chiamano, arrivo lì e c'era praticamente un titolare al trattamento che eh, stava in vendo contro queste persone per una privacy che non esiste altro e lì devo dire... Eh, ogni tanto ah, lo yeah. faccio, non è, non è raro, ho detto guardi io ringrazio per l'occasione eh, che mi avete proposto anche di crescita personale perché prima di tutto è una crescita personale per il consulente affiancare eh, dando supporto al titolare queste azioni di controllo ma ho rifiutato l'incarico, ho salutato e mi sono allontanato perché io visto, ho assistito, ho affiancato a delle visite nella prima fase d'entrata in vigore del, del GDPR dove la guardia di finanza faceva realmente istruzione e faceva riflettere il titolare al trattamento ho assistito a una visita nella seconda parte sempre in pre-covid perché la, le mie attività eh, l'attività almeno nella zona qui si è fermata proprio con, con il lockdown, l'attività di controllo e non mi risulta ancora ripresa almeno per le aziende con cui sono in contatto e eh, ho visto un controllo quindi dopo la prima fase di avviamento ed erano sempre molto gentili, però ho visto che cambiava qualcosa, erano più fermi, erano più decisi e soprattutto eh, hanno acquisito anche tutto il materiale e le fatture fatte dal consulente che aveva redatto i documenti, quindi sono arrivato in questo momento perché è arrivata la finanza e il consulente ha detto no guardate io non vengo perché non avete un contratto con me, non avete niente, mi avete solo pagato la consulenza, arrivederci, e grazie. E allora mi hanno chiamato e ho visto che, che qualcosa era cambiato, ma hanno acquisito anche tutta la documentazione, le email, le comunicazioni intercorse tra il cliente e il consulente. Proprio, immagino, è un mio parere personale: per e capire anche come è avvenuta l'attività di consulenza, per capire chi ha detto che cosa, per capire che cosa, quali sono state le azioni, le riflessioni, i contenuti che poi sono stati inseriti nei documenti d'origine degli stessi, quindi hanno fatto comunque sempre un'attività di raccolta, quindi ma sempre con gentilezza e sempre in affiancamento. Io non ho visto attività ispettive come si vedono nei film, però vengono in, in due soggetti e anche in tre e non c'è tempo e non c'è modo di di eludere di parare Però bisogna devi... no, quello non... che è fatto è fatto chiaro deve essere chiaro che l'accountability deve essere è una cosa fatto. reale è una reale. cosa reale, qualcosa che devi aver già fatto, perché a quel punto non puoi più fingere o improvvisare niente. Senti, io scorrerei un attimo l'elenco velocemente, se Volentieri. sei d'accordo, perché so che abbiamo poco tempo, abbiamo un tempo, non poco, ma limitato, cosomai poi faremo un altro momento. Allora, quindi semplicemente hanno detto, mh, per un sunto, che dati vengono trattati, chi li tratta ed in che modalità. Ecco, questo è stato definito. In modo inequivocabile e da qui ci colleghiamo al registro dei trattamenti. Quindi l'hanno acquisito il registro dei trattamenti nelle forme più bizzarre in cui è stato realizzato. Ho visto anche dei fogli, dei fogli Excel piuttosto che dell'access, del Word. E hanno marcato molto sulla, sulla data temporale, cioè sul fatto di eh, avere i documenti pronti e provare che siano stati compilati prima del loro arrivo presso la struttura ecco, quindi il fatto di avere una data certa sui documenti attraverso un autoinvio a mezzo PEC uh, o altro è sicuramente consigliabile a tutti i clienti eh? quindi dobbiamo stare attenti che non possiamo semplicemente avere dei fogli in taluni casi anche senza una data cioè c'erano documenti e nomine sprovviste di data oppure c'era una nomina responsabile al trattamento senza lettere di incarico o senza contratti. Qui so che in Italia si apre una discussione ampia sulla natura dei contratti, però anche a maggior tutela consiglio a tutti che ogni soggetto, ogni fornitore deve essere contrattualizzato. Questo è il consiglio che mi sento di dare di qualsiasi tipo esso sia. Successivamente hanno proprio acquisito tutte le nomine dei responsabili a trattamento o rec recente anche definiti responsabili esterni e, eh, hanno anche verificato, sempre secondo l'articolo 37, l'eventuale designazione in carico del DPO per la tipologia e modalità dei dati trattati. E per i trattamenti più rischiosi, articolo 35, hanno verificato la presenza della DPA, okay. chi l'aveva redatta, in altri casi chi l'aveva redatta. Ecco qui, qui mi sono trovato su un'azienda sempre arrivato successivamente all'attività di consulenza dove di fatto il consulente privacy ha poi assunto anche il ruolo di DPO e quel giorno non era non poteva essere presente anche qui si è aperta una, un confronto piuttosto importante scusa su questo aprirei una parentesi perché Prego. sulla reperibilità del DPO sì, sì. potremmo fare una puntata a parte forse la faremo ma ecco la, gli ispettori entro quando si aspettano di vedere il DPO abbiamo per detto la, che mediamente no, si insomma, parla almeno di tre giorni mm. Allora, per l'attività eh, da me svolta in affiancamento, sempre per la, per la tutela e quindi per il supporto titolare e trattamento, non c'è mai stata la richiesta immediata, stata la, la frase è stata per cortesia il vostro consulente o il DPO, che loro sapevano già se essere presente o no, e dovrebbe per cortesia cercare di essere qui se possibile già domani. Se non quindi, ce la fa oggi. Se quindi fosse il possibile, primo giorno viene dato, insomma, per scontato che non ci sia una reperibilità nel giro di ore? No, però guarda, deve... hanno dato mm. tutti per scontato. e Hanno tutti dato la massima disponibilità, ok? okay. In taluni casi il DPO è stato presente anche da, in collegamento remoto. Eh, però. Mh, sì tra l'altro era di fresca nomina questo povero, questo povero DPO si è visto nominato il lunedì e il martedì successivo è iniziato il controllo Quindi ah, ma di era... freschissima nomina di freschissima questa... io, io ho fatto la consulenza ho detto a un'altra persona guarda non è corretto che io faccia e così ho avuto anch'io una, una verifica sull'attività che ho svolto e sto ancora aspettando l'esito è passato un po' di tempo allora per ora però era, secondo quanto hanno sorriso insomma in, in serenità non ha presentato particolari criticità allora, quindi eh, eravamo arrivati alla, alla, alla DPA, ecco, questa, questa ha creato diverse criticità, eh? ha creato diverse criticità dal trattamento di fascicoli sanitari al trattamento di altre informazioni di natura medica, mm, sì, era, era opportuno aver fatto la DPA, non c'era nulla. Ecco, nulla, quindi chi ha fatto la consulenza ha redatto un documento in cui ricordo l'informativa che mi ha colpito parlava di dati trasferiti all'ONU quindi aveva preso un'informativa un generica e altre e dati copia e incolla in, sì, in cui c'era stato un evento organizzato di presentazione della struttura e quindi c'era questo modulo di iscrizione in cui per esempio è titolare al trattamento la struttura SRL e sopra tutto scritto bene e sottoscritto i dati saranno conferiti per conto di Fiat Chrysler Automobili <ride> quindi ho riso tanto quella volta perché hanno fatto veramente la copia dell'informativa dell di acquisto di un'auto, veramente se ne vedono di, di tutti i colori, però i documenti sono stati acquisiti e il titolare sarà, sarà sicuramente dovrà dare riscontro a quanto è, è accaduto. Successivamente cosa si aspettano? Si aspettano di trovare ordine non successivamente, ma dall'inizio. Quindi si aspettano di avere un fascicolo, un raccoglitore, una cartella in cui ci sia prima pagina elenco dei responsabili data di nomina, pagina successiva e tutte le nomine perfettamente in ordine, prima pagina elenco degli incaricati, pagina successiva tutte le nomine degli incaricati. Ecco qui, non hanno chiesto nomine di dipendenti non più presenti, di incaricati non più presenti all'interno della struttura. Hanno, chie hanno chiesto e fatto una foto della situazione attuale al momento del controllo. Io ho posto la domanda, scusi ma chi lavorava prima verificate? No, noi verifichiamo qui, abbiamo ricevuto incarico di verificare lo stato attuale. Attraverso sistemi di campionatura hanno anche verificato la presenza. Ove previsto dell'autorizzazione al trattamento per l'attività di marketing diretto o altro, quindi hanno, hanno selezionato dei nomi, hanno chiesto l'acquisizione delle autorizzazioni al marketing diretto sottoscritte. Quindi hanno posto veramente delle basi solide sull'attività di controllo. Successivamente hanno verificato i tempi di conservazione quindi se se congrui con quanto è prevista per la finalità del trattamento. Hanno anche verificato come veniva somministrata l'informativa, in che momento. Quindi proprio sul campo andando, chiedendolo agli incaricati del trattamento. Hanno verificato la modalità di acquisizione dei consensi, articoli 7, 8, 9 per i casi previsti con maggiore attenzione quando il trattamento riguarda dati particolari. Hanno verificato poi, e qui possiamo parlare qualche minuto in più, come gli interessati possono revocare il consenso con la stessa facilità con cui è stato accordato. Quindi, è presente come il titolare trattamento rende fruibile l'esercizio del diritto e anche la possibilità di revoca del trattamento. E hanno specificato facendo anche attività formativa che questo può essere fatto in qualsiasi modo attraverso una forma automatica sul sito a seconda della tipologia per il newsletter o per i dati trattati nella struttura attraverso un foglio scritto in segreteria. Eh, ricordo che eh, un titolare del trattamento ha detto guardi noi abbiamo spiegato alle ragazze che sono nel punto di accoglienza stiamo parlando di una struttura che fa esami clinici, ok. che la persona che viene a chiedere informazioni riguardo alla privacy sia assistita in tutto e per tutto nella compi compilazione di questo facsimile che abbiamo fatto, okay? facsimile che non avevano neanche intestato l'azienda, ma eh, scrivevano sopra appena il nome, nome dell'azienda stessa, ecco in questa situazione eh, non c'è stato nessun problema, io mi sono trovato davanti l'organo di controllo che ha detto benissimo, è una modalità interessante e l'obiettivo è sicuramente quello di dare supporto agli interessati al trattamento, quindi non, non, hanno, non sono arrivati con nessun tipo di preconcetto, quindi quello che sto trasmettendo io è un messaggio di serenità e un messaggio di, eh, di tranquillità che non abbiamo davanti nei nemici, ma sto sempre parlando di strutture dove qualcosa era stato fatto. Okay? non sto parlando di strutture dove il GDPR è ancora la vecchia 196 del 2003 e possiamo definirla questa sconosciuta okay. e, mh, hai qualche domanda Elia posso andare verso gli ultimi punti andiamo sugli ultimi punti sì, allora hanno verificato la comunicazione di dati a terzi e qui mh, porto alcuni esempi: il servizio di newsletter, il servizio di cloud computing, di servizio di dati in cloud, verificare quali siano i dati quali siano i, i sistemi di trattamento. E hanno chiesto di verificare il processo di gestione degli incidenti e qui, mio malgrado, diversi clienti non si erano mai posti il problema. Di gestire un database o quantomeno di tenere traccia di problematiche che potessero verificarsi è un punto veramente dolente per tante aziende. Poi hanno chiesto di verificare direttamente come avviene la cancellazione alla scadenza del periodo temporale indicato nell'informativa. Nell hanno poi chiesto la parte di audit se vengono fatti e poi, eh, Quindi di verifica, e poi hanno chiesto ai vari fornitori esterni, che siano quelli dell'IT o, o, o del gestionale o altro, di attraverso un sottopunti, quindi come, che ricordano molto la 27.001 come, eh, come sono gestiti e come sono protetti i dati all'interno della, della realtà oggetto di dell'ispezione. Ecco, io mi fermerei qui perché alla fine li abbiamo detti tutti a livello proprio a livello proprio di macro categorie. Eh, il messaggio è che la visita è stato un momento per, fino a che non arriverà l'eventuale sanzione, è stato un momento di netto miglioramento, cioè l'attività è stata proprio quella di affiancamento e di, e di miglioramento e di presa di coscienza, tant'è che il titolare al termine della visita ha detto, caspita, adesso sì che ho capito che cos'è il GDPR. Ecco, questa è una battuta che ho sentito una fare. Una formazione a tutti i un po' costosa però. Come... Eh, temo, che, temo che per qualcuno il fatto di avere dispositivi personali con dati aziendali e altro si trasformerà in una situazione molto costosa con dei contratti ai consulenti che, che non attribuiscono nessuna responsabilità. Contratti veramente fatti bene da, per il consulente. Guarda, un aspetto che mi ha incuriosito e mi ha fatto riflettere ehm, tra i tanti è l'intervento dei fornitori, perché a questo punto è chiaro che... Eh, che siano o non siano responsabili del trattamento, eh, è chiaro che contrattualizzare con loro le loro disponibilità, essere presenti in fase di ispezione è qualcosa che non può essere lasciato al caso, perché se i miei fornitori mi abbandonano e ho l'ispettore in casa diventa problematico riuscire a dare risposta al posto loro. Sì, e eh, si sono verificati anche problemi ben più spiacevoli con fornitori che rivendevano come brandizzati, in realtà dei private cloud, vendevano Azure invece era il classico computer, non dico nell'ufficio, ma quasi, che teneva i dati di backup, eh, firewall, firewall finti, scatolette messe lì co con programmi gratuiti né manutenuti né controllati. Cioè sono emerse licenze, licenze di una tipologia scolastica o educational vendute come, come professionali aziendali e tanti fornitori anche che non si sono fatti vedere. Sì. È stato veramente. ecco direi che l'aspetto dei fornitori è, è veramente importante e nelle aziende medio-piccole purtroppo è quello più tralasciato. Sì, anche perché nelle aziende piccole spesso si fa di necessità virtù e anche con il o la parte tecnologica è sempre, diciamo, spesso, insomma, non brillantissima. Ci sono poi delle eccezioni dove il titolare è più sensibile e sicuramente poi ci sono situazioni, diciamo, migliorative. E, ecco, tra le varie cose che ci hai detto, e poi chiudiamo, ehm, ci sono anche degli aspetti che non sono degli adempimenti che si possono ritrovare diciamo nel regolamento ma che di Beh, fatto vengono chiesti immagino le procedure per esempio per i diritti degli interessati o per la gestione del, del data breach o per, per esempio l'utilizzo delle informative privacy sì eh, qui come dicevo prima mh, hanno voluto ascoltare hanno voluto capire come eh, L'azienda oggetto del controllo ha deciso di agire in questa, in questa modalità. E ti ho portato l'esempio del documento a crocette, okay, che veniva messo a disposizione, ti ho portato l'esempio del form web da compilare in cui automaticamente si poteva attivare l'esercizio dei diritti banalmente cambiando l'indirizzo, cambiando i telefoni, le modalità di contatto. E come anche posso portarti ad esempio, l'incaricato privacy in un'azienda, sempre una struttura, una struttura socio-sanitaria accreditata, c'era un bel cartello con scritto per tutto quello che riguarda la privacy: rivolgetevi a Mario Rossi, scrivete a Mario Rossi, e, anche se nell'informativa era scritto un'altra cosa, comunque quando si arrivava all'interno della struttura c'era una persona che era a disposizione di, di tutti i soggetti. E, e qui, qui hanno, in questo momento hanno lasciato libera facoltà, libera facoltà alla, al titolare del trattamento di adottare la procedura che riteneva più idonea con il supporto del consulente. Quindi comunque non solo procedure scritte ma soprattutto eh, controllo nella pratica, quindi sui form di siti web, eh, formulari, cartelli, eh, visite in luogo, formazione, quindi insomma… Mi sembra molto interessante questa checklist non tanto per il controllo in sé, che si spera non capitare mai, ma per diciamo, un controllo un po' più pratico nella prevenzione, quindi per verificare se effettivamente l'azienda sia mh, diciamo, adeguata non per... Eh, diciamo rispetto a un livello burocratico ma rispetto a un livello poi sostanziale di effettivo trattamento, sì è stata controllata la sostanza lì non è stata controllata, non hanno, non hanno controllato le cartiere sono cambiati i tempi, non siamo più alla 196 dove c'era la checklist e anche la guardia di finanza veniva lì e faceva le crocette no, no, qui, qui l'attività ispettiva è basata su una, su una documentazione predisposta dal garante in cui proprio ci sono eh, punti di riflessione, mediamente sono 10, 12, 15 punti, io ne ho estratti 25 perché, perché semplicemente ho, ho fatto l'unione tra tutti i documenti a cui ho avuto accesso e mi sono fatto la mia lista che poi diventa nell'attività di consulenza, eh, un, spu, diventano spunti di confronto col titolare del trattamento, sempre con la logica di andiamo a vedere insieme effettivamente com'è e ti dico 9 su 10 mi presentano un quadro nella realtà è completamente diverso. Alberto, io ho trovato questa puntata molto, per me, molto formativa perché ho imparato molte cose e credo che sia altrettanto per i nostri ascoltatori. E, diciamo che su alcune cose credo che eh, ci ritroviamo, insomma, ti racconti delle cose familiari, delle altre. Eh, posso dire, insomma, che sono anche confortanti, comunque, perché mi sembra di capire che se ci sia stato un adeguamento, comunque, in buona fede, uno sforzo, credo che venga recepito. Assolutamente. E... sì Assolutamente. E quindi, diciamo, sì. dobbiamo, io direi che possiamo chiudere anche vedendolo da questo punto di vista, che anche l'approccio non burocratico vuol dire anche che se c'è un errore, ma non ricercato, non voluto, non diciamo colpevole, credo che possa essere anche valorizzato in questo tipo di dialogo. Sì, vorrei, vorrei concludere con un consiglio a tutti i colleghi che, che lavorano quotidianamente nell'applicazione del GDPR. Ecco, con grande sorpresa ho visto che hanno acquisito tutte le informazioni sulla nostra consulenza. Quindi anche noi eh, diventiamo parte del controllo e, e, e mi sono sempre posto la domanda poi se mai andranno a trovare altri clienti su cui abbiamo lavorato, fanno ben presto con la fattura elettronica, oppure che cosa accadrà dopo, perché hanno veramente acquisito tutto e hanno anche acquisito informazioni sui fornitori tecnologici o altro che siano, chiedendo al titolare se ha mai verificato eh, le capacità del fornitore che ha davanti, se si è mai assicurato che ciò che ha acquistato... Sia realmente quello che, che è stato venduto. Ecco, questi due aspetti eh, li ho trovati nelle ultime visite e, e mi hanno fatto veramente tanto riflettere. I fornitori devono darsi, devono darsi veramente professionalità, e i consulenti saranno sempre più chiamati a rispondere della loro attività. Vediamo cosa succederà se crea una bella Catania di Sant'Antonio. Ma per Roberto, i bravi non ci saranno problemi dai, stiamo tutti no, tranquilli, no? Per bravi, per i bravi siamo tranquilli. Per i bravi siamo tranquilli. stiamo tranquilli. Però diciamo, credo che questo tipo di attività, se verrà portata avanti, può aiutare molto anche a capire la differenza tra un consulente che sa fare il suo mestiere e un cartaro. E credo che ci sia bisogno di meno cartari ma chiudiamo subito l'aspetto polemico Alberto io basta per me adesso sei Mr. Wolf ti chiamerò così anche sui, sui social chiedendo ai nostri ascoltatori di condividere questa puntata che è particolarmente eh, interessante e molto pratica quindi grazie e beh che dire prossima volta che, che sarai in una, in una di queste situazioni magari poi ci aggiorniamo e ci racconterai se ci sì, sono novità Sicuramente, ringrazio tutti e auguro a tutti una buona serata. Arrivederci. E naturalmente, ritorniamo tra due settimane con speciale adeguamento privacy. E nel resto della settimana con tutte le puntate, gli appuntamenti di USLO Web Radio che, come vedete, quest'anno sono eh, particolarmente intensi e vari. Da Elia, è tutto. USLO Web Radio 331-3097-852 www.webradio.it Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouFlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.